L'estate sta arrivando. Prepariamo insieme questa deliziosa crostata alle fragole. In una ciotola uniamo la farina, lo zucchero e un pizzico di sale. Aggiungiamo il burro sciolto, un uovo e mescoliamo. Uniamo infine il latte. Versiamo l'impasto in uno stampo imburrato e cuociamo per circa 20-25 minuti. Nel frattempo, in una ciotola, montiamo a neve ferma la panna fresca. A parte, mescoliamo la ricotta, lo zucchero a velo e il rosolio di rose. Infine, incorporiamo la panna montata a neve. Una volta ottenuto un composto soffice, mettiamolo in frigo e lasciamolo rassodare. Prendiamo le fragole e le tagliamo all'altezza del picciolo, lasciandole intere. A cottura ultimata, sforniamo la crostata e bagniamo la superficie con il rosolio di rose, che donerà un gusto inconfondibile alla nostra torta. Con l'aiuto di una sacca Bosch, decoriamo la crostata con dei ciuffetti di crema alla ricotta e aggiungiamo le fragole intere, disponendole a piacere sulla superficie. Diamo freschezza e un ultimo tocco di colore alla nostra crostata con delle foglioline di menta. Allora, che aspetti? Cucinala anche tu!